Il risultato sperimentale. Ecco, Gargantua dice: dopo lunghi e singolari esperimenti che compresero il guardiagote di una damigella, una sua cuffietta di raso rosso, ma mi si scorticò il deretano con il broccato, con un berretto di un paggio impennacchiato alla Svizzera, con un gatto marzolino, ma le sue unghie lo ulcerarono, con i guanti della madre, poi con Ola Salvia, la Bietro, eccetera, poi con le lenzuola e con la lana, ma in conclusione dico e sostengo che non c'è nettaculo migliore di un papero ben coperto di penne matte, a condizione che gli si tenga ben stretta la testa fra le gambe. E credetemi sul mio onore, perché vi produce al buco del culo una voluttà mirifica, sia per la dolcezza della calugine, sia per il calore temperato dell'uccello. E tale è anche l'opinione di Mastro Giovanni di Scozia. Ecco. Quindi un una spigolatura. Se volete sperimentare un papero vivo, gli tenete la testa fra le gambe, lui si agiterà un po' e questo agitamento creerà uno svolazzamento utile a questa funzione e offrirà anche dilettevole. Anche dilettevole.